parliamo di aeroporto, c'è una battaglia che il Movimento 5 Stelle fa direttamente, perché insomma la Giunta ieri l'ha approvata l'aeroporto, le modifiche, invece il Movimento 5 Stelle pensa ad uno spreco. No, qui ci sono tutti i pareri tecnici che ci dicono che questo aeroporto non si può fare così come lo vogliono fare, e la riflessione che dobbiamo in questo momento fare necessariamente è: perché a tutti i costi vogliono spendere 150 milioni di euro per l'aeroporto di Firenze? Semplicemente perché in questo aeroporto ci sono due società, la Corporation America e l'AIA Airlines, che hanno finanziato la fondazione Open di Renzi, e adesso Renzi li rifinanzia con i soldi pubblici. Il buco di bilancio fatto al Comune di Firenze non è che Renzi l'ha fatto così, l'ha fatto perché doveva utilizzare questa città come bancomat per ripagare quelli che gli finanziavano le campagne elettorali. Allora oggi qui non siamo solo a denunciare una violazione delle norme di legge, perché anche la Regione di Rossi, che fa l'anti-Renzi, poi alla fine ieri ha approvato il piano contro i pareri tecnici dell'amministrazione pubblica. Non solo siamo qui a denunciare le questioni tecniche e legislative, ma siamo qui a denunciare ancora una volta un conflitto di interessi. Si utilizzano soldi pubblici per ripagare i finanziatori delle campagne elettorali, quando con 150 milioni di euro noi compriamo oltre 3.500 auto nuove alle forze dell'ordine, in un momento in cui la sicurezza dovrebbe essere la priorità, per non parlare del problema culturale e artistico. All'UNESCO gliel'hanno detto che i voli sorvoleranno forse il centro storico di Firenze. Già l'UNESCO ha storto il naso per tutte le opere, la TAV e tutte le altre cose che sono state fatte qui. Allora, qui ci sono una serie di problemi grandi come una casa, e sempre la solita questione. Prendono i soldi da qualcuno, 25.000 euro dalla Corporation America, 25.000 euro dall'AIA Airlines, Carrai che è il presidente dell'aeroporto di Firenze, e poi li rifinanziano con i soldi nostri, delle nostre tasse. L'alternativa credibile in Italia, noi dobbiamo ragionare come Italia e come centro Italia, è un sistema integrato dei trasporti in cui l'Unione Europea ogni tanto ci viene anche in aiuto, non ci crea solo problemi, e ci dice che i fondi comunitari o i fondi statali non si possono utilizzare per un aeroporto che è già a distanza, entro gli 80 km da uno, quello di Bologna, e un altro entro una simile distanza, Pisa. Cioè abbiamo già due sistemi aeroportuali che non sono sfruttati al massimo, e in ogni caso ne vogliono fare un altro qui. Noi dobbiamo ragionare come macro regioni quando facciamo i sistemi integrati. Allora, Firenze ha portata già due aeroporti, alla TAV, alle infrastrutture che gli consentono ai turisti di arrivare a Firenze. Quindi delle navette ad hoc. Questa è speculazione. Andate a vedere in questo momento quanti aeroporti sono dei deserti solo perché li si è fatti con un'ottica localistica, con l'ottica dei comuni. L'epoca dei comuni è finita da centenni e centenni.